l'umana, ricordiamo, l'umana pienezza del ruolo politico-culturale di Salvatore D'Albergo nella storia sociale, politica e culturale del nostro paese. D'Albergo, diciamo uomo organico e scienziato sociale, è il titolo che diamo a questa nostra relazione. Se chiudo gli occhi, sforzandomi di richiamare i ricordi, ciò che subito mi assale è la sensazione di una strana divaricazione, quasi una schizofrenia, tra chi si opera spontaneamente, che si opera spontaneamente nel profondo della mia coscienza. La netta scissione tra due categorie distinte, quella degli accadimenti nella loro innegabile concretezza e quella delle parole, dei concetti, delle motivazioni ideali che presiedevano a quegli accadimenti stessi. Ebbene, mentre gli accadimenti ai quali ho partecipato più di 40 anni fa mi sembrano cose dell'altro ieri, le parole, i concetti, le motivazioni ideali mi appaiono lontane come l'infinito. Anzi, faccio addirittura fatica a credere che siano veramente stati. Ecco, io allora che vivo il mestiere, dice D'Albergo, di cercare di capire i fatti tramite i concetti, beh, allora sono molto preoccupato del fatto che, mentre descriviamo queste cose, nella realtà di oggi e nel PC, per effetto di un modo di far politica del suo gruppo dirigente, prevalgono i concetti sui fatti e le parole sui fatti. Questo libro di cui è tratta questa citazione, mira all'opposto a farci ricostruire i concetti dai fatti. Io, prosegue D'Albergo, adesso con voi cerco di seguire cose che noi conosciamo tutti, che io posso forse conoscere in modo un po' troppo accademico per il mestiere che faccio, ma mi sono iscritto al partito proprio per riuscire a liberarmi un pochino, almeno attenuarlo, questo accademismo. E infatti, quando gli do fastidio, dicono che sono appassionato. Dice, quando dico delle cose chiare, non dicono più che sono accademico, ma dicono che sono appassionato, quindi in negativo, quindi in modo tale che in questo caso è il dissenso nel merito che non viene mai chiarito. Va bene. Questa è una citazione che D'Albergo fa di un compagno, Tommaso Badabi, che dice, lo stesso D'Albergo dice, mi sono fotocopiato per leggerla ed evitare di distorcere il senso, ed è fotocopiato dal libro di Storia Reale del PC, testimoniato da 64 comunisti varesini di base, presentato nella sala della biblioteca di Tradate. Siamo a poche settimane dopo il totale rovesciamento storico, politico e culturale della cosiddetta svolta della Bologna. D'Albergo, che intervenne tenendo un'autentica lezione magistrale di storia, non evita, è giusto sottolinearlo, di spiegare perché una frase così colpisce. E lo spiega con una riflessione che di fatto assume il carattere quasi di un lascito post mortem, di un insegnamento perenne, valido per tutti e sempre, in ogni fase, epoca e frangente, che spiega anche un tratto umano e politico-intellettuale di Salvatore.
Il significato dell'insegnamento è già di per sé ben chiaro, ma si capirà ancora meglio quando parleremo del bivio, cioè di quando D'Albergo ripudia la strada della professione dell'intellettuale come classe o come ceto a sé stante e sceglie la strada della militanza e di mettere, come Antonio Gramsci, la scienza e il suo sapere al servizio del movimento operaio. Nell'immenso dolore dei suoi familiari, dei suoi estimatori, colleghi, compagni, dell'unione di coloro che lo hanno conosciuto, possiamo dire che tutti i ricordi che ci sono pervenuti collettivamente o in interscambio tra di loro aiutano, credo, a testimoniare quel che era ed è stato davvero Salvatore D'Albergo, fino all'ultimo giorno e alle ultime ore, con le sue analisi, i suoi interrotti e seri interventi che nemmeno la malattia ha potuto limitare, impedendogli però purtroppo quella mobilità e libertà di movimento che gli permetteva di essere ovunque e con chiunque chiedesse il suo contributo, dal più sperduto luogo di montagna, che so, del Molise o della Garfagnana, ai centri delle grandi città, ai circoli di studiosi o di lavoratori, che per lui non facevano differenza. Insomma, possiamo parlare di un uomo nel solco della storia e sempre dalla parte dell'antifascismo sociale e politico. Come ha scritto ad esempio, tra gli altri, Ariani, che appartiene alla categoria di quei giovani strumentalizzati dall'attuale governo e che appositamente citiamo, dice: un grande uomo con la mente più grande che si possa conoscere, con la sua cultura, con la sua straordinaria capacità di analisi, la sua tenacia, la sua memoria, la sua umiltà coi deboli, la sua forza contro i potenti. Al canto suo, e come anche Azzariti, Stella della rivista Fenomenologia e Società di Pirola, Lidia Menapace ha scritto che Salvatore mi era caro e lo ammiravo per la serietà delle riflessioni mai abborracciate e imprecise. Nello stesso tempo, la profonda e generosa capacità di ascoltare chi avesse opinioni diverse dalle sue. Per farla breve, tutte le migliori qualità di chi pensa, senza alcuna boria accademica, insomma una vera rarità. Ovvero, aggiungiamo noi, e possiamo dirlo bene alla luce dell'esperienza di questi giorni, in base a quello che dice la Lidia Menapace, aggiungiamo noi, D'Albergo era esattamente il contrario di quello che possiamo dire è il solipismo verboso, ideologico, sprezzante e diciannovista proprio del nuovo regime del capo di governo in carica. Queste sono solo alcune delle numerose testimonianze che ci sono pervenute di stimati e non consuetudinari frequentatori di Salvatore, ma occorre sottolineare che tutti abbiamo unanimemente riconosciuto che Salvatore era, per utilizzare in questo caso le parole di Cremaschi, uno dei compagni più grandi e preparati, una delle figure intellettuali più oneste e rigorose sul piano morale e civile, un militante della democrazia e del socialismo che avrebbe potuto ottenere ben altri onori solo che si fosse accodato al corteo dei servi del potere. Ecco, io penso che tra questo suo poter essere, se si fosse accodato, e viceversa il suo consapevolissimo voler essere tutt'altro, e l'essere riuscito in questo, si colloca la personalità eccelsa e il ruolo culturale e politico svolto sia nella storia, sia nella teoria che nella prassi del paese, per Salvatore D'Albergo. È difficile pertanto cercare di rappresentare al meglio, senza riduzionismi o involontarie distorsioni, una personalità che costituiva un tipo di uomo nuovo
e nel contempo un politico di tipo nuovo, comunque una personalità diversa ed opposta sia dai cosiddetti politici che dalla gran parte degli intellettuali e o giuristi attuali. Non solo quindi un gramsciano intellettuale di tipo nuovo, ma una personalità in cui tali aspetti convivevano indissolubilmente, stante l'unitarietà della persona e del pensiero. Come abbiamo sempre pensato, cioè anche da giovani ancora oggi, non basta dire di essere questo o quello, ma bisogna vivere secondo quello che si dice di essere, nel caso essere e vivere da marxisti. E questo faceva Salvatore Valverde. In questo senso potente è pertanto il riconoscimento ad Alberto fatto da padre Pirò, uomo di scienza cattolica e teologo del cattolicesimo conciliare di liberazione, che lo colloca tra quei marziani con cui ha lavorato una vita, marxisti, marziani, con cui ha lavorato una vita. Figure esemplari di uomini tanto onesti quanto poveri per sobrietà di vita. Non basta quindi dichiararsi comunisti o marxisti, ma occorre vivere da marxisti, come quelli richiamati da Pirola, perché il marxismo non è né una filosofia né una scienza, oltretutto distorsivamente bistrattata in senso economicista, ma è marxismo tuo, ossia una scienza dell'unità della vita e di tutte le scienze. Ma come si fa a definire la persona e la personalità di Salvatore Valverde? E come fare comprendere la rettitudine, la sua statura di uomo e di politico intellettuale, quale una volta erano quasi tutti ed ora quasi nessuno, rimasto tra i pochi se non l'unico ancora attivo di tal tipo di uomo? E come far capire quella capacità di anticipare le tendenze e quel che la storia e i fatti successivi si incaricavano regolarmente di confermare, analizzando i processi reali in corso con la lente di ingrandimento della teoria e della storia. Urge quindi celebrare, noi pensiamo, la sua eccelsa personalità e per questo andare anche al di là del suo essere semplicemente un eccelso dirigente politico intellettuale. A partire da Gramsci, grande dirigente politico e grande intellettuale, come Salvatore ebbe a definire Antonio Gramsci nel suo studio su Gramsci e lo Stato, uno studio che in sé è davvero unico, credo senza paragone, inarrivabile, pieno di nuove scoperte del pensiero del dirigente comunista incarcerato, sin lì trascurate, rimaste sconosciute a tutti, sia lavoratori che studiosi. Certo, Salvatore si è avvalso anche degli studi di storia, ma anche dell'economia, delle forme sociali e delle istituzioni, una conoscenza non comune e pluridisciplinare del fascismo e del liberalismo, di che cosa sono realmente con i necessari riferimenti storici e quindi con l'analisi della realtà effettuale, senza tralasciare gli aspetti teorici relativi alle forme sociali, economiche e dello Stato. È questa approfondita conoscenza che gli ha permesso di scegliere in modo consapevole di porsi dalla parte del movimento operaio democratico e comunista, vale a dire all'opposto dei tanti comunisti, tra virgolette, che solo successivamente, venuti a conoscenza delle teorie della cultura liberale, come a dire, sorpresi tra sé e sé, smaturbata, è interessante, e io non lo sapevo. Quindi a differenza di questi che si dicevano comunisti solo perché non conoscevano le teorie liberali, che poi scoprirono di diventare essi stessi liberali, scoprirono sulla base di questa scoperta tardiva che invece Salvatore aveva assimilato e conosciuto in precedenza studiando il liberalismo fin dalle sue
dalla sua giovinezza, questi cosiddetti comunisti tra virgolette scoprirono a un certo punto di essere liberali anziché comunisti. Al contrario quindi di Salvatore, che invece la sua scelta non è stata affatto casuale, non risulta casuale proprio per questo motivo, cioè non è dovuta alla mancanza di conoscenza delle altre dottrine e della loro storia. Ma da questa scelta consapevole dell'approfondita conoscenza dell'autoritarismo liberale e del totalitarismo fascista deriva, a mio avviso, il suo rigore, la sua coerenza, il suo essere intellettualmente inflessibile e incorruttibile, proprio perché fondato sulla conoscenza di cosa sono il liberalismo e di cosa sono il fascismo. Sapendo in tale piena consapevolezza, quindi, capiva, stupendo tanti, chi era di destra già quando ancora si manifestava o si dichiarava di sinistra o comunista, cogliendo la contraddizione tra ciò che diceva di essere e la radice culturale di quel che affermava e proponeva. Insomma, gli permetteva di smascherare l'ideologia nascosta e di capire al volo che idee, elaborazioni e proposte presentate come nuove o moderne erano e sono le stesse, a volte solo riadattate di poco, della storica cultura conservatrice borghese, autoritaria e liberale. Già dagli anni 60 e 70, ad esempio, Salvatore D'Albergo ha identificato le idee e gli scritti di Luigi Berlinguer, ripresi come scritti ripresi di sana pianta dall'autocentesca cultura conservatrice borghese. Ricordiamo che Luigi Berlinguer è diventato anche ministro della pubblica istruzione ed è stato il primo che ha avviato, di fatto, ha introdotto criteri di privatizzazione e di aziendalizzazione nella scuola italiana. Peggio della Democrazia Cristiana in certo senso. Quindi ripresi di sana pianta dalla cultura conservatrice borghese, ma anche interpretato anticipatamente la cosiddetta nuova teoria di Miglio, del gruppo cosiddetto di Milano, null'altro in pratica che la teoria liberale di impresa della società, delle società per azioni applicate allo Stato. E soprattutto in questo ultimo secondo ventennio, come idee, elaborazioni e proposte affini o persino direttamente le stesse della cultura reazionaria fascista. D'Albergo non tralasciava di rilevare che se da diversi anni è in corso l'abitudine a presentare idee e forme di vetero liberalismo e persino del fascismo